Alle 18.45, tratto da un romanzo di Michael Crichton, un thriller tecnologico con Sean Connery e Wesley Snipes, Sollevante. Alle 21, per il ciclo dedicato a Roman Polanski, regista dell'Europa dei 12, Pirati, con Walter Matthau. Polanski rivisita in maniera comica il mito di Dracula. Tra poco, per favore non mordermi sul collo. In furia la battaglia navale. E a giudicare dai bagliori si svolge probabilmente nelle acque territoriali di Cartunia. Cosa succede? Stanno attaccando. Il piccolo drappello di uomini si raduna intorno al comandante. Intuiamo che a molte decine di miglia dietro l'orizzonte qualcosa di terribile è accaduto. Ci stiamo mettendo sotto, eh? È assolutamente necessario saperne di più. Guardiamo attraverso il binocolo con gli occhi del sergente e capiamo tutto.
La loro nave è affondata. È lì a dircelo la scritta Garibaldi, che campeggia per bella combinazione tra altri oggetti in una pozza d'acqua illuminata da un potente riflettore che chissà perché si trova in mezzo al mare. Il tutto visto da un binocolo che mostra gli oggetti che sono dietro l'orizzonte. Ecco una sorprendente sintesi tra la levità fantastica di Disney e il crudo realismo della grande tradizione italiana. Oscar. Nel duro clima di lotte operaie di una cittadina svedese nel 1931, questo giovanotto sta pensando ad altro. E non si rende conto di scoprire, oltre alla ragazza, anche una futura grande creatrice di moda. Anticipando di 15 anni lo stilista francese che nel dopoguerra lo farà conoscere al mondo, lei infatti usa già prendere il sole in bikini. Guardate il segno del costume. Che meraviglia. È stupendo, vero signorina? A lei starebbe benissimo. È uno scialle francese ed è molto antico, sa? Quanto costa? Lo vendo a $300. Mi sembra un po' troppo. La qualità si paga, dolcezza, sono $300. E se ci pensi, in fondo non è molto. Grazie. Questo che cos'è? Ha avuto un bambino! E quanto viene? Per lei $40. Facciamo 30. Al massimo 35. Su, facciamo 30. D'accordo. Una passeggiata al mercato delle pulci. Un incontro. Aspetta. Li vedete? Lei con la paperella. Lui con lo scialle. Piccoli oggetti. Oggetti preziosi. Promesse. È per te. Suggelli di un rapporto che sta sbocciando. Puoi non dire che non ti ho scaldata, ok? Eppure poi deve aver fatto un gran caldo, perché hanno buttato via tutto. Dice, e i suggelli? Ma che ci importa dei suggelli? Quando c'è l'amore. Hooray for Hollywood! You may be homely in your neighborhood. Quanti ne riconoscete?